Leggendo questo testo del libro della Sapienza e unitamente a quello che è il libro di Isaia che parla del servo obbediente, Yahweh, e parla del giusto, noi abbiamo anzitempo, diversi secoli prima di Cristo, la descrizione del giusto per eccellenza che è Gesù e con Gesù anche la descrizione di ciò che è la nostra chiamata e la nostra vocazione, e cioè noi dobbiamo imitare Gesù per quello che lui è stato e per quello che ha fatto, per essere come lui sui suoi passi. Ed è cosa difficile perché il giusto, come dice il libro della Sapienza, si oppone, non si adegua, non si accompagna a quelle persone che seguono le vie del mondo che non sono secondo la giustizia. E il comportamento del giusto, proprio perché è giusto, provoca l'irritazione di chi agisce nella disonestà, nell'imbroglio, nel furto, nell'ipocrisia. Questo rimprovero, dunque, alla coscienza non è fatto semplicemente o solamente in modo diretto quando la persona che segue i comandamenti di Dio rimprovera qualcuno. Ma è sufficiente, come noi sappiamo, comportarsi bene per dare fastidio a chi si comporta male. Se siamo in un ambiente in cui tutti si comportano male, chi è sbagliato siamo noi. E poiché adesso i criteri del valore è quello che fanno tutti, noi siamo nella disonestà. Ma in realtà noi seguiamo il bene, la giustizia, la verità e questa cosa diventa fastidiosa in un sistema che viaggia diversamente. È come un granellino, un sasso che cade dentro gli ingranaggi e lo fa inceppare, dà fastidio. E allora il mondo si allea in modo immediato e spontaneo contro colui che dà fastidio perché è diverso, dà fastidio perché mette in luce e mette in luce quello che è nel profondo della coscienza, stai agendo male, no? E mi faccio forte del fatto che tutti gli altri fanno la stessa cosa e, secondo un antico proverbio greco, una mano lava l'altra. Cioè tutti e due sono complici nella disonestà e uno giustifica l'altro. Ed è questo il tema di Gesù. Io non vengo da voi, cioè io vengo da uno che voi non conoscete, perché vengo da Dio che è amore, giustizia, verità, limpidezza, onestà. E quindi non vengo a compromesso con voi, non sono proposto da voi come capo e pertanto non sono manovrabile, non sono una marionetta nelle vostre mani e non sono quello che chiude gli occhi davanti alla disonestà o la truffa, l'imbroglio, il furto e tutte queste cose, e dunque non lavo le vostre mani dicendo e giustificando e nascondendo il vostro delitto. Quello che avrebbero voluto da lui dunque era una complicità alta per dare ragione a un sistema di disonestà. Se vuoi governare, noi ti diamo il nostro consenso. Poi tu devi aiutarci a mantenerci pubblicamente sostenuti con la tua autorità e così una mano lava l'altra. Ma il Messia è altro, viene da Dio e dice: siamo stati considerati da Lui moneta falsa, si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte dei giusti e si vanta di avere Dio per Padre. Pensate a Gesù che viene condannato per questo, appunto perché dice: io vengo dal Padre che mi ha mandato, io lo conosco, che vuol dire sono nella sua stessa volontà, sono nella sua stessa legge, nella sua stessa verità. E allora ecco che si organizza la tortura, la persecuzione, il bullismo, ma anche di più. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere se veramente è mite, fino a che punto non si ribellerà, no? E quindi si dà colpo su colpo e
perché nel momento in cui si ribella diventa come uno di noi. Se tu proclami la vita beata altrove, non qua, qua sopporti tutto, come tu dici, ma se noi ti provochiamo fino all'esasperazione, quando sarai esasperato anche tu, dirai male, urlerai, bestemmierai, sarai come noi. E così avremo dimostrato che non c'è niente di diverso da quello che noi siamo. E si accaniscono contro il giusto, contro Gesù e contro tutti coloro che vogliono seguire questa vita, questa via, in questa vita, perché diventa insopportabile anche il suo stesso resistere nella verità e nell'onestà. Infatti conclude il libro della Sapienza: hanno pensato così, ma si sono sbagliati, la loro malizia li ha accecati, non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano la ricompensa per la rettitudine e non credono per un premio, per una vita irreprensibile. Gesù ci dimostra invece, con la sua vita, che se siamo fedeli come Lui è stato fedele nella verità, senza cadere nel compromesso e nel male che tutti fanno, avremo dopo la vita eterna. Chi invece accetta le vie del mondo contro le vie di Dio rimane chiuso in questo mondo che diventa ancora peggiore. E c'è la beatitudine per colui che ha sofferto, perché sulla terra ci saranno sofferenze enormi che noi chiamiamo inferno. Gesù dunque ci invita a essere come Lui, pazienti, miti e umili di cuore, perché è questa la prova della vita. Non è riuscire a fare chissà che cosa, progetti anche grandi o grandiosi, riuscire ad essere qualcuno o qualcosa qua in questo mondo. Il contrario, mitezza e umiltà, è essere come uno che qua non conta niente. Ma non contare niente qua, per queste ragioni, vuol dire contare molto nel regno di Dio ed essere chiamati grandi di là, perché siamo stati piccoli e disprezzati qua. Perché qui c'è una legge opposta, la legge della giungla, la legge del più violento, del più forte, del più prepotente. A noi è chiesto di essere mite, cioè di non rispondere con la violenza alla violenza, con l'aggressione all'aggressione, no? Ma è porgere l'altra guancia, ma per un motivo che è più forte, più grande di quello che la gente pensa. Non è la debolezza di chi non sa reagire, e questa è la trappola, ma è la fortezza di chi sa stare zitto e fedele a Dio nella mitezza, anche di fronte alle provocazioni peggiori. Se l'ho dato Gesù Cristo.